D'estate è molto importante fare attenzione a proteggere la nostra pelle dal sole quando andiamo al mare oppure in montagna, ma oltre a ricordarci a mettere la protezione solare, è molto importante anche la protezione solare stessa, perché non tutte le creme sono ugualmente buone e valide. E bisogna innanzitutto prestare attenzione ai contenuti, quindi agli ingredienti che troviamo all'interno della crema, e poi appunto vedere come se questa crema è veramente buona o meno. In questo video voglio fare una prova e mettere alla prova la crema solare che di solito uso io e so che è buona, che è resistente all'acqua e che quindi anche quando vado in acqua la crema rimane sulla mia pelle e continua a proteggermi. Ovviamente la crema va applicata ogni 2-3 ore, non è che io la metto una volta e poi sono protetta tutto il giorno, ok? E voglio metterla a confronto con un'altra crema altrettanto buona, e che per il corpo, per la pelle, questa protezione 50 e questa 20, e voglio vedere cosa succede quando metterò entrambe le mani nell'acqua e vediamo se appunto la crema continua a rimanere sulla mano oppure si scioglierà, ovvero se andrà giù, ok? Allora, iniziamo. Prima la crema che uso io di solito e che so che è buona, è valida e gli ingredienti sono molto buoni, naturali, quindi anche non inquina l'ambiente, ok? L'ho messa abbondante così si vedrà, così è visibile. Allora, mi pulisco intanto la mano. Adesso mettiamo la crema, l'altra crema che la metterò a confronto, un po' esagerato. Allora, qua anche me la spalmo sul palmo della mano, così. Ne ho messo un po' troppa, forse la spalmo un po' addosso, anche se non ho in previsione adesso di mettermi al sole, ma comunque per togliermela un po', che è un po' esagerato, me la spalmo sulle gambe. Comunque dai, più o meno dovremmo esserci, ok? E adesso immergiamo le due mani e vediamo che succede. Così muovo un po' le mani, perché ovviamente in acqua non è che stiamo fermi come mummie, ma ci muoviamo, saltiamo, giochiamo, nuotiamo, quindi muovo. E posso assicurarti che alcune creme, appena metti la mano nell'acqua, va giù la crema. Qui invece ho scelto due creme comunque buone, cioè una è sicuramente buona perché la uso, l'altra invece volevo appunto provare se è buona o meno. Sembra che regga. Buono, quindi vuol dire che va bene, altrettanto buona. Ok, qua sembra che regga, vedete, nonostante noi siamo in acqua, la crema non va giù e l'acqua comunque continua a essere limpida, magari qui leggermente meno, ma comunque non è che la crema sia andata giù, ok? La crema resiste e si vede proprio, anzi qua inizia un po' a andare giù, mentre qua invece continua a stare in modo omogeneo, vedete? Vediamo ancora un po', faccio gli stessi movimenti e qua inizia a notarsi però la differenza, vedete? Mentre faccio gli stessi movimenti, qua la crema è andata giù, invece qua continua l'acqua a essere limpida, credo che si veda benissimo. E infatti guardate la situazione com'è, e questo è quello che succede quando andiamo al mare. Pensiamo di avere la crema addosso, cioè la protezione solare addosso, invece la crema va giù e noi rischiamo di scottarci, oltre che ad inquinare il mare, perché se la crema non ha ingredienti validi e nutrienti, comunque ingredienti comunque non chimici, qui poi noi ci nuotiamo in quest'acqua. Quindi posso dire che sicuramente la crema che uso io, ma non avevo dubbi, è molto migliore rispetto a questa, e soprattutto perché appunto continua a proteggere la mia pelle, mentre qua invece la crema è andata giù e quindi la pelle non è più protetta. Hai visto la differenza? E quindi presta attenzione, perché così come è andata qui la crema in un vasetto, così anche quando sei in acqua al mare la crema va giù e tu rischi di scottarti. E se per caso sei interessato, se ti interessa sapere che crema uso io, la metterò qua sul link, così puoi giusto andare e puoi dare un'occhiata agli ingredienti e
provare questa se ti piace, oppure comunque confrontarla con altre che troverai in commercio. Buona esposizione al sole, ma sempre con prudenza, mi raccomando. Ciao!